Ciao a tutti ragazzi, ben ritornati in questa serie, vedo che piace, incuriosisce più che altro per vedere i messaggi che ci arrivano. Niente, andiamo un attimino giusto a vedere che cosa abbiamo di nuovo, perché non sono finiti i messaggi bastardi, ce ne sono. Eccoci qua. Allora, no, devo guardare qui, è qui adesso la webcam, ogni tanto cambio. Niente, andiamo con il primo messaggio che arriva da Tommaso Tognoli, che dice: ma non fare il figo perché hai 3 iscritti in più, va. Andiamo dal prossimo, che è di PvP Fruer trattino basso, cioè underscore PvP TM. Iscritto ricambi, bel video comunque, grazie, l'hai visto più che altro, ne sono sicuro. Allora, il prossimo è Bluro99223 Foxy The Pirate. Allora, la mia tentazione è a 1000, perché non voglio finire in questa rubrica. E io gli ho risposto: devo passare? E lui mi ha risposto ancora: in che senso? In che senso? Come in che senso? Questo messaggio mi arriva da Kiro per quanto riguarda quello che aveva installato le ventole nel PC, quello che l'aveva installata brutalmente così a cavolo tramite l'alimentatore, poi l'aveva fatto anche saltare. Ha scritto: sto tizio è da segnalare all'ente protezione PC. Ci fosse. Un altro bel commento arriva da Just Albi: hey bro, bel video, bel canale, iscritto, ricambi, seguiamoci a vicenda così cresciamo prima e meglio, dato che ora emergere è molto difficile. No, io difficilmente metto questi commenti perché non sono, cioè, appaiono a chiunque. Ma perché sempre nei video del contesto di iscritto ricambi? Ken Kaneki, iscritto ricambi? E io gli ho chiesto: perché? Giustamente questi messaggi arrivano sempre su video di questo tipo. Infatti questi iscritto ricambi arrivano su 10.000 iscritti attivi subito di youtuber falliti in partenza. Cioè, è chiaro che davanti a una domanda del genere, a un titolo del genere, qualcuno ha la tentazione, ce l'ha di scriverlo, ovviamente. Niente, andiamo avanti con la prossima. Il prossimo messaggio arriva da Music Fan. Fa: penso che il video sia simpatico per come intrattieni tu, ma, e qua ci sarebbe dovuto stare una virgola credo, però, ma le risate registrate sono invadenti e troppo americane, sconvengono secondo me. Ragazze, date fastidio, risate non andate bene in questo canale, dovete andare via, vi licenzio. Ma dai, ma grapparsi a ste cose che senso ha? Su, sono risate, fanno compagnia, accompagnano quello che noi facciamo nel nostro canale, fanno parte del canale da una vita ormai, che venite a rompermi i coglioni adesso per queste cose, ma dai. Prossimo messaggio arriva da Mr. Dub 84. Che tip lungo. Sì, è un po' lungo. Un altro messaggio che arriva da The Ice Storm, come se non lo conoscessi. A Mughiera che lava i piatti in fondo. Eh sì, perché il nostro canale è fatto così. Io faccio video quando la moglie fa da mangiare. Se no, se la moglie non fa da mangiare o non lava i piatti quando io faccio video, non posso fare i video. L'altro arriva da Music Reg. Iscritto, tra parentesi, forse, ricambi, punto interrogativo, aperta parentesi, spero di no, chiusa parentesi, by Dub, chiusa parentesi prima di dopo averla aperta. Music Reg, grazie, ma sto casino per cosa? No, non faccio iscritto ricambi, se vuoi iscriverti ti iscrivi, ma non aprire le parentesi neanche chiuderle, non farlo, cioè, rimani attivo però, perché passivo vuol dire pigliarla nel... Allora, la prossima arriva da Capofuoco. Qui abbiamo avuto un po' da parlare, perché comunque si era inserito anche una persona che lo difendeva, ma già lui aveva detto che comunque gli aveva fatto piacere partecipare
alla serie, l'ho leggermente insultato, però comunque non la persona, la persona io manco so come si chiama, quindi Capofuoco si chiama, niente di più. Comunque fa, è proprio quello che aveva fatto il video. Io l'avevo praticamente ripreso perché comunque il video faceva cagare, eccetera. Allora ho detto prendiamolo in considerazione e facciamoci il video di YouTuber falliti in partenza. E lui l'ha visto questo video, allora mi fa: Elvis, comunque nel video stavo scherzando, il mouse era ancora integro. ti avviso se mi insultano. Ah, la collaborazione la sto già facendo con altri youtubers, rispondimi. E allora gli ho risposto, gli ho scritto: meno male che il mouse è ancora integro, mi fa piacere che il video lo hai preso bene, è una satira, tende a essere un po' pungente ma senza fare danni esagerati. Se ti insultano fammi sapere che li picchio io, tu cerca di migliorare, monello. Poi ho scritto: metterò il tuo commento nella pagina Facebook, lo meriti soprattutto per l'umiltà dimostrata. E poi lui mi scrive: grazie. Ah, non ti ho detto che il video è una presa in giro di quelli che si incazzano sui videogames nei video. Ah sì? No, perché nel video non si era capito. No. E sotto mi scrive: grazie per la tua risposta, sei un mito, continua così. Ma grazie a te. Niente, io direi che anche per questo episodio ci possiamo fermare qui per quanto riguarda i messaggi, haters e cose varie. E noi ci salutiamo e tranquilli, non sono finiti qui. Ci vediamo in un prossimo video con altri commenti un po' strambi, simpatici e offensivi. Ciao a tutti.